Morale alle stelle per il Lanciano, con una spallata alla classifica che all'improvviso è tornata serena. I rossoneri si sono ritrovati oggi per la ripresa in una doppia seduta in vista della trasferta di Castellammare di Stabia, una delle più difficili della stagione. I campani di Braglia, impegnati ieri nel posticipo, sono stati sconfitti dal Modena grazie a questo gol di Ardemagni, battuta d'arresto nonostante una partita autoritaria condotta per oltre un'ora. 5 partite vinte, 3 segni X, 5 perse, con 18 punti in classifica, 6 in più dei frentani. Questo è il bilancio della Juve Stabia in classifica, al quale si contrappone la forza di un Lanciano che in trasferta ha sempre, o quasi, avuto il piglio giusto, sbancando Reggio Calabria e Vicenza, ben figurando nelle difficili partite di Padova e Verona, squadroni di prima fascia. Squalificato Rosania, il tecnico Gautieri ha disco rosso in difesa, si spera di recuperare Almici o Amenta, ancora in forse. Intanto, in merito alle indiscrezioni relative all'interessamento del Lanciano per il trequartista Roberto De Zerbi, 33 anni, calciatore ex Napoli qui, attualmente svincolato, e per l'ivoriano Axel Conan, classe 83, ex Lecce, una breve parentesi a Torino, il tecnico Gautieri, ieri sera in Virtus Lanciano, non ha smentito, confermando l'approccio, ma l'affare non dovrebbe farsi per preservare gli equilibri del gruppo. Sentiamolo. Ritira questa notizia, è normale che in questo momento qui sono giocatori dove io ricordo giocatori importanti per la storia che hanno fatto sia Lecce per quanto riguarda Conan e sia De Zerbi che ha giocato in tantissime squadre, possono essere giocatori importanti, però in questo momento qui ho preferito concentrarmi sul gruppo che ho a disposizione. Ho preso un pochino di tempo prima di farli venire, perché è normale che far venire due ragazzi in questo momento qui dove si devono allenare con noi, devono avere anche la piena fiducia da parte di tutti. In questo momento qui mi voglio concentrare sul gruppo che ho a disposizione, poi come abbiamo il tempo giusto sicuramente li faremo venire e li vedremo all'opera.